sono una donna con una disabilità intellettiva, ho 43 anni e abito con i miei genitori. Ho un fidanzato con cui mi sento felice e sto cercando un lavoro. Purtroppo, alcuni anni fa sono stata vittima di una violenza fisica vicino a casa mia durante una festa religiosa della mia parrocchia. Lui era il mio ex ragazzo. Un uomo separato con un figlio che mi avevano presentato i miei conoscenti. Quel giorno mi ha aggredito dandomi uno schiaffo forte e io ho perduto i sensi. Ero da sola, erano le 10 di sera, ho anche gridato, ma nessuno è intervenuto. Poi, piano piano mi sono rialzato, mi sono difesa per come ho potuto e sono tornata a casa. E lì ho raccontato tutto a mia madre. È stata un'esperienza terribile, non lo auguro a nessuno, specialmente a noi donne. Ne ho sofferto molto e non volevo più stare con un uomo. Per un breve periodo sono anche rimasta sfigurata e morta. Sono andata dai carabinieri a segnalare la violenza, ma non hanno fatto nulla. Secondo me dipende anche dal fatto che ho una disabilità intellettiva. Non si rendono conto del problema vero e proprio che una persona vive. È stato difficile. Sono riuscita a superare questo brutto momento. Mi sono fatta aiutare dallo psicologo e anche dai servizi sociali di zona. Per un po' lui ha continuato a perseguitarmi perché voleva tornare con me. Un giorno, ad esempio, me lo sono trovato davanti all'uscita dallo psicologo e poi a un certo punto ha smesso. L'ho rincontrato dopo molti anni e ho fatto buon viso al cattivo gioco. Io sto bene, ma sono andata avanti per forza di volontà. Non mi è mai capitato di conoscere donne che hanno vissuto un'esperienza simile alla mia. In televisione si sentono storie di donne maltrattate, aggredite, addirittura ammazzate, e quasi sempre dalla persona con cui hanno una relazione. Per me è stato molto utile chiedere aiuto alle persone giuste, avere un sostegno psicologico. Quindi invito tutte a non aver paura di raccontare le proprie vicissitudini, perché io poi mi sono sentita aiutata da persone competenti in materia, come lo psicologo. Io penso che le donne non debbano avere paura, anzi, bisogna affrontare la realtà, anche se, certo, è un argomento molto triste. Per
Però vorrei che tutte potessero avere la stessa forza, il coraggio e la buona volontà che io ho in questo momento.